Non addormentarti. E questo è il titolo della nuova chat horror che faremo insieme oggi. Mi raccomando ragazzi, se volete sostenere il canale lasciatemi tanti bei pollicini in su e soprattutto commentatemi tantissimo qua sotto, anche cavolate, tutto quello che volete, soltanto per aiutarmi un po' con l'algoritmo. E detto questo possiamo incominciare. Nuovo messaggio a Hottie, che penso dovrebbe essere tipo la nostra crush, no? La ragazza dei sogni che non ci caga manco per striscia. Cosa devo fare per uscire con te? Mi dispiace, solo che non posso in questo momento. Ma io voglio soltanto parlare. Sei così hot, sì, non è questa giusta da scrivere, ecco. Io non ce la faccio. E cosa c'è di sbagliato? Sono così stanca. Tutte le volte che chiudo gli occhi ho sempre gli incubi. Beh, lo capisco. Anch'io faccio spesso degli incubi. No, non sono normali. Questi sono davvero brutti. Mi sento davvero senza aiuto e riesco a vedere qualunque cosa che sta succedendo. Che cosa intendi? Io sto nel letto e poi il gatto salta sul mio petto e poi inizia a scavare. Così sono pienamente sveglia. E i suoi artigli iniziano a scavarmi fino in profondità dentro la mia pelle, facendo a pezzi il mio petto. Io urlo e sono pienamente consapevole, riesco a sentire tutto, ma non riesco a fare assolutamente nulla. Ma sei riuscita a vedere un dottore? Sembra come la paralisi del sonno. Ho provato davvero di tutto. Va avanti da quando ero una bambina. Faccio di tutto per far sì che si fermino. Quel gatto si alza ed è più alto di un umano. Così alto e magro che riesce a raggiungere il soffitto. Si nasconde nell'armadio e mi guarda. Lo so che è il mio gatto, ma non ha la pelliccia. E ha le orecchie a punta e denti affilati. Quando esce dal mio armadio, tira fuori la lingua fin dentro alla mia gola. Così io soffoco e soffoco. E proprio quando penso che sto per morire, mi dà un altro po' di ossigeno per lasciarmi respirare ancora per qualche momento. Beh, mi dispiace dirti tutto questo, ma magari dovresti mandare via il tuo gatto. No, questo è il mio gatto dei sogni, non il mio gatto reale che lo fa. Io amo il gatto nella mia vita reale. Beh, lo so, ma se nei tuoi sogni il tuo cane diventa un incubo, magari dovresti togliere via il gatto così smetti di sognarlo. Davvero pensi questo? Sì, beh, se i tuoi incubi ti affliggono in una maniera così brutta, non so, dovresti davvero togliere via questo gatto dalla tua vita reale. Nel frattempo riceviamo un messaggio da Tommy che ci dice... Come sta andando con la modella? Tipo una strana. Ama i suoi gatti. È una tipa da gatti, sì, insomma. Le ho detto di sbarazzarsene. Speriamo che lo faccia. Così riuscirò a prendere il loro posto. Ah, ok, va bene. 2 giorni più tardi. Non ha funzionato. Ho dato il mio gatto ai vicini. Quando sono andata a dormire, ho avuto uno degli incubi peggiori di sempre. È uscito dall'armadio incredibilmente arrabbiato. Ha premuto la sua bocca addosso alla mia faccia e mi ha strillato contro. Mi ha urlato che non se ne andrà mai. Il suo fiato era orribile e quel suono era così penetrante e così alto che ha letteralmente spaccato i timpani delle mie orecchie. Mi sono svegliata tutta tremolante. Beh, non puoi soltanto spostare il gatto dai tuoi vicini.
Penso dovrebbe essere una cosa più drastica di questo. Dovresti tipo mandare il cane via dalla tua vita completamente. Un giorno più tardi. Oh mio Dio, ha funzionato! Sono così felice! È la prima notte in tutta la mia vita in 20 anni che non avevo una dormita così buona. Champagne? Non riesco a crederci. Grazie mille. Ma il gatto quindi che fine ha fatto? Prego. Allora, lasciati portare fuori per celebrare. Certo. E cos'è che ne hai fatto del gatto? Beh, per prima cosa l'ho portato al canile. Ma poi ho realizzato che era un canile di quelli che facevano fuori gli animali. E questo sarebbe stata una tortura per lui e mi sono sentita male. Così l'ho portato dal veterinario che l'ha addormentato. Ve l'avevo detto, ve l'avevo detto. Raga, ma metti caso che quel gatto era l'unico che in realtà la proteggeva dal mostro e adesso non c'è più neanche il suo angelo custode. Beh, ho pensato che in questa maniera sarebbe stato tutto molto più veloce. Giustamente. Beh, sono felice che finalmente tu riesca a dormire. Sì! Una settimana più tardi. Ma dov'è che sono? Mi dispiace. Stava andando tutto bene, una settimana senza incubi. Ho avuto le migliori dormite della mia intera vita. Ma dopo che tu sei rimasto a dormire ieri, la scorsa notte, ho avuto un altro incubo. Oh, mi dispiace. Ma perché sono tutto legato? Oh, cazzarola, tu eri nel sogno. Tu sei uscito fuori dall'armadio e sei rimasto sopra il mio letto. Mi hai torturato per ore mettendo i miei capelli nella ventola del ventilatore e poi mi hai fatto girare per tutta la stanza. Ma non ero io. Quelli erano i tuoi incubi. Tu hai la paralisi del sonno. Lo so, ma mi sono svegliata tutta tremolante. E non ritornerò più ad avere incubi. Non adesso che so come non averli più. Hai detto che dovevo mandare via il mio gatto per far sì che si fermino. E l'unico modo per far sì che si fermino è sbarazzarmi di te. Paletta, lo sapevo, questa è una pazza, l'ha fatto fuori, raga. Oh my god. Io sciocco basita, raga. Oh mio Dio. Comunque, raga, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo domani. Sono troppo contenta che sto facendo video tutti i giorni. Mando un bacione e alla prossima. Spero sarete contenti anche voi. Ciao.